La bacheca. Storie. Astor Piazzolla. Passione e rivoluzione. Forse molti di noi non avranno mai passeggiato per i barrios di Buenos Aires. Forse non avranno mai messo piede in una milonga, né ammirato gli artisti di strada lungo El Caminito. Ma se chiediamo di Astor Piazzolla, chiunque penserà al re del tango. Eppure i puristi del genere, turbati dalle sue commistioni, lo etichettano come «è l'assassino del tango». Difficile da credere se pensiamo che stiamo parlando dell'autore di Libertango, il brano che ha superato per fama quasi lo stesso ballo. Sì, è sicuro. Sono un nemico del tango, ma del tango come lo intendono loro. Se tutto è cambiato, deve cambiare anche la musica di Buenos Aires. Siamo molti a voler cambiare il tango, ma questi signori che mi attaccano non lo capiscono, né lo capiranno mai. Io vado avanti senza considerarli. Così nel 1954 Piazzolla si raccontava alla rivista Antena e non è facile immaginare che a parlare sia proprio l'autore di brani come Adios Nonino e Maria de Buenos Aires. Si dice che in Argentina tutto possa cambiare tranne il tango. Troppo semplice classificarlo come genere musicale, il tango è un simbolo, una bandiera, una maniera de vivir. Non si sa chi abbia dato il nome a questa espressione artistica, né perché si chiami così, anche se la maggioranza è concorde nel farlo derivare dal latino tangere, toccare, per la vicinanza tra i ballerini che si cimentano in questa danza. Nato tra Argentina e Uruguay tra la fine dell'Ottocento e i primi anni Venti, si sviluppa come ibrido di generi popolari come milonga, candombe, abanera cubana, rifiutati dalle classi alte, ma diffusissimi nei quartieri periferici. Il ballo è una mescolanza di danze africane e locali, praticato inizialmente nell'ambito della prostituzione. Soltanto dopo il 1910, con il successo internazionale del tango, anche nei saloni delle capitali europee divenne una moda.
tango dà un passato a chi non ce l'ha e un futuro a chi non lo spera, scrive Arturo per Essere Verte. Il pensiero triste messo in musica, per dirla con Jorge Luis Borges, divenne poi pensiero triste che si balla, frase di Enrique Santos Discepolo, paroliere del celeberrimo Carlos Gardel, linguaggio corporale, strumento di aggregazione. Classe 1921, figlio unico di una coppia di origine italiana, il padre Vicente, detto Nonino dai figli di Astor, e la madre Assunta Manetti, si trasferì nel 1924 con la famiglia a New York e nel 1930 iniziò ad avvicinarsi alla musica, adattando composizioni per piano al bandoneon, un tipo di fisarmonica tipico delle orchestre di tango, portato in Argentina dagli emigranti tedeschi. L'Eterno Libertango, inciso nel 1974 in Italia, gli valse un Grammy nel 1998 come miglior brano strumentale, che aveva già vinto nel 1993 con Oblivion, brano composto per il film Enrico IV di Marco Bellocchio. In Italia collaborò con i migliori musicisti e nel 1972 registrò una trasmissione per la RAI. Le tournée lo tennero così occupato da dover rifiutare l'offerta del regista Bertolucci di comporre la colonna sonora di Ultimo Tango a Parigi. L'attivista e scrittore statunitense Saul Alinsky affermava: «La storia è una rassegna di rivoluzioni». Forse è così, ma per la storia del tango, quello di Astor Piazzolla e il suo bandoneon, è stata la definitiva. Giulia Cucciarelli. Astor Piazzolla, Buenos Aires-Napoli, i sud del mondo, le passioni.